Buongiorno, oggi io e Coco torniamo con un video di aggiornamenti improvvisato. Infatti è mattina, sono quasi le 10, Coco si è svegliato da poco, finalmente è tornata alla sua routine di Watford, quindi prima dell'Italia e prima di trasferirci qua, e adesso si sveglia di nuovo verso le 8 e mezza, andando a dormire verso le 9, 9 e mezza. Quindi, come ben sapete, io sono fortunatissima con lei, vero Coco? E lei dorme 10, 11 ore a notte di fila. Quindi sono felice. E faccio questo video perché è da un po' che non faccio storie su Instagram parlate, perché mi sono trasferita, poi sono stata in vacanza, internet non era granché, ne ho fatte forse solo un paio. Poi siamo tornate qua e già è passata quasi una settimana. Da quando siamo tornate, anzi è passata una settimana, no, quasi. E quindi adesso vorrei fare un video per aggiornarvi un po'. Gli aggiornamenti non sono così positivi come speravo, perché non capisco. Allora, c'è ovviamente un macello dietro che sono ancora le cose del trasloco che non ho sistemato. Come prima cosa devo dire che, per chi non lo sapesse o arrivasse così a casaccio, ho vissuto 7 anni a Londra, un anno a Watford, che è un paesino proprio fuori Londra, però connesso alla città, per cui continuavo ad andare in città. E adesso mi sono trasferita a Liverpool, che sta nel mezzo dell'Inghilterra, completamente in un altro punto dell'Inghilterra, e quindi per iniziare una nuova vita con Coco. E dunque, praticamente quello che è successo è che la mia casa è veramente bella, sono felice. Ancora non ho fatto granché, per cui non ho idea. Però questo di oggi è un po' un rant. E mi dispiace, salute. E mi dispiace perché in realtà non. Coco, dove vai? Perché in realtà non. Cioè, avrei voluto essere più positiva, ma allora praticamente qui a Liverpool l'accento è impossibile da capire. E io mi sto trovando in serie difficoltà perché non li capisco. Adesso, cioè, mi sento come quando mi sono trasferita in Inghilterra 8 anni fa, ma non sapevo la lingua. Adesso io so la lingua, non mi definisco bilingue perché poi la gente mi dice: "No, tu hai l'accento così, tu non sai queste parole, eccetera". Però nel senso, cioè, la considero la mia seconda lingua, guardo film in inglese, leggo libri solo in inglese. Cioè, io capisco l'inglese di tutti i posti, compreso quello irlandese, quello scozzese, americani, canadesi, australiani, neozelandesi, cioè tutti gli stati dove si parla inglese. Insomma, lo capisco bene, lo capisco con qualsiasi accento, con qualsiasi pronuncia. Eppure qua non lo capisco e mi sta avvenendo a me cioè sto regredendo perché non parlo più inglese e ho paura di parlare inglese perché quando ricevo delle risposte non le capisco e quando dico "puoi ripetere per favore?" non voglio dirgli "puoi ripetere perché non capisco il tuo accento", quindi loro ripetono, ma ovviamente con lo stesso accento, per cui continuo a non capirli. Mi sto trovando veramente in difficoltà perché sto smettendo di avere contatti con le persone e non. Cioè, perché un conto è arrivare in Inghilterra e dire "ok, mi devo buttare, devo provare ad impararlo e parlarlo il più possibile", ma adesso io mi sento proprio umiliata. Lo so che questo è un problema che hanno tanti e che anche gli inglesi spesso non capiscono quelli di Liverpool. La mia amica Bethel, per esempio, si sta vedendo con un ragazzo di Liverpool e mi ha proprio detto che lei i suoi messaggi vocali li deve ascoltare 1000 volte, non li capisce e lei è inglese. Quindi lo so che è un problema di molti, però per me è proprio umiliante sapere una lingua come seconda lingua e dover ricominciare da capo come se non la conoscessi. Non mi sta proprio piacendo questa cosa e non sto riuscendo a sbloccarmi a dire ora esco, parlo e cioè io evito di fare domande, faccio tutto da sola, cerco tutto su internet e non sono felice di questo. Coco, cosa fai? Guarda nella culla, vai. Ah, brava.
Presto forse piangerai e dovrò riprenderla. Comunque. Comunque. E quindi questa è una prima cosa. Una seconda cosa, per favore, non mi dite che sono una che fa discriminazioni o che ho dei pregiudizi. Comunque, praticamente ogni persona che vedo, dato che qua sono tutti inglesi, ogni persona che vedo sembra un delinquente. Cioè, non so come altro metterla la cosa, onestamente, sembra brutto da dire, ma praticamente di solito gli inglesi sono o persone normali o proprio i classici alcolizzati di quartieri poveri, eccetera, eccetera. Ora, non so quanti di voi abbiano confidenza con i volti inglesi, ma mi dispiace dirlo, ma molti di loro hanno delle facce un po' strane. È praticamente ogni persona qui mi sembra come alcune persone che vedevo a Londra. E allora gliel'ho detto alla mia amica Sorbia, gli ho detto: senti, ma ha salutato uno e gli ho detto: Maci, ma chi era, una drogata? E lei mi ha detto: no, perché? Dopodiché ogni persona che vedevamo, lei mi ha detto: vedi che sono tutti così qua. E io ci sono rimasta male perché ero abituata ovviamente a un tripudio di differenti persone, compresi quelli alcolizzati e drogati, come vi dicevo 2 minuti fa. E invece qua sembrerebbe che tutti siano così, che abbiano tutti questa faccia. Non lo so, onestamente. Vivo anche in una zona decente e lo stesso vedo mille, non lo so, gente sotto metadone, cose simili. Quindi mi dispiace per questa piccola disquisizione che risulta piena di pregiudizi, me ne rendo conto, però, cioè, lo so che sto qui solo da una settimana e che mi devo abituare, però per adesso mi sembra un pochino difficile e diverso in negativo. Però con la mia casa sono molto felice, è proprio bella, mi piace, ve la farò vedere prima o poi, forse. E basta. Qui è pieno inverno, già. Per adesso non mi esprimo sul tempo, ma vi farò sapere dopo aver vissuto un inverno intero qui. Perché ovviamente le temperature sono molto diverse da quelle di Londra, che ha sempre avuto un clima mite sia estate che inverno, e invece qua praticamente è sempre inverno, da quanto ho capito. E su questo mi trovo in difficoltà perché sì, su questo mi trovo in difficoltà perché non ho vestiti invernali, non mi sono mai vestita invernale, siccome io sudo tantissimo, proprio le caldane o comunque dopo 5 minuti, ricordo io quando facevo le mie famose storie che andavo al lavoro, erano 7 minuti a piedi da casa fino alla fermata della metro e arrivavo io sudata. E questo anche in pieno inverno e senza correre. Nel senso, io di mia natura sudo molto, non credo sia dovuto solo al sovrappeso perché a casa mia sudano tutti, anche i non grassi. Quindi non lo so, però praticamente io sudo sempre e questo significa che io per esempio arrivavo alla fermata metro sudata e tutto il viaggio in metro lo facevo sudata, arrivavo al lavoro sudata, nel senso sudare anche solo 3-4 minuti mi causa disagi tutto il giorno perché poi mi si deve asciugare il sudore addosso, eccetera. Per cui io non mi sono mai vestita veramente pesante e mi sono resa conto che siccome in tutti questi anni ho sempre lavorato, andavo al lavoro in inverno o con l'uniforme già. Oppure magari con la mia solita, che avrete visto in tantissime foto, se mi seguite su Instagram o comunque in tantissime storie, la mia divisa da gravidanza che ho avuto l'anno scorso, cioè leggings e magliettona grigia di sopra o magliettona nera di sopra. E invece ora mi sono resa conto che siccome non sto lavorando dovrò comprare dei vestiti veri. E la cosa che mi dà più fastidio è che io amo, amo usare i sandali. Odio usare le calze e spesso uso i sandali con le calze pur di non mettere scarpe chiuse perché mi danno fastidio, io voglio i piedi liberi, cosa che qua non posso fare, quindi dovrò iniziare a usare i collant, cioè ce l'ho veramente questa pazienza che al posto di mettermi leggings con una magliettona metterò i collant con un vestito, perché questo è l'abbigliamento ideale che vorrei, un vestito con dei collant. Ce l'ho questa pazienza? Secondo me no. E basta, quindi ragazzi, mi sto solo lamentando, mi dispiace, ma così è che va per adesso.
Cos'altro? Sì, siamo state io e Coco in Italia per la prima volta. Lei ha conosciuto le sue zie, cioè le mie sorelle, ovviamente, e tutte le mie zie, i cugini, eccetera. Tutti l'hanno amata. Le hanno fatto tanti regali, cioè abbigliamento, e sono felice perché adesso praticamente io non devo prendere niente. Grazie a tutti voi se mi state seguendo, mia cugina sicuro mi sta vedendo chiarita. La vacanza è andata bene, è venuta anche Alessia. Alessia non li guarda i miei video, ma se lo stai guardando perché ti costringo, ciao Alessia. Però devo dire che mia mamma, ciao mamma, è stata 2 settimane a dirmi in poche parole spicciole quanto io faccia schifo come madre. Adesso lei mi dirà guardando questo video, non mi hai detto che fai schifo. No, però non dai abbastanza da mangiare a Coco, non te ne frega di Coco, la lasci, sei felice quando sei senza di lei e ti senti libera, sta morendo dalla fame, le dai solo il latte, deve mangiare questo, non la fare crescere vegetariana, non la fare crescere vegana. Quindi, insomma, capirete che 2 settimane per me sono state un po' stressanti, per lei sono state belle perché era circondata da persone, vedeva ogni... Ragazzi, è volato il telefono completamente! Wow! Sì, dicevo, vedeva ogni mattina mia sorella Kit che veniva a letto a salutarla subito appena si svegliava, quindi comunque era in compagnia. Adesso siamo io e lei, ovviamente. E quindi è andata bene. Poi è venuta Alessia per 4 giorni e ho proprio fatto delle cose da turista nella mia città, sono stata molto felice. Sono stata proprio molto felice perché ho visto tanti posti dove non andavo da tempo, alcuni posti dove non ero mai stata, come per esempio il Palazzo Biscari, che è dove i Coldplay hanno girato il video di Violet Hill. Quindi, posti belli. Ho tagliato i capelli, salute! Ho tagliato i capelli, se si vede, solamente davanti, perché io vado sempre dalla stessa parrucchiera in Italia e le ho detto proprio non voglio un taglio scalato, ma semplicemente fammi dei ciuffi un po' più voluminosi davanti. Non sono malaccio, devo dire. Che cos'altro? Che cos'altro? Non lo so per adesso, veramente. Che cos'altro potrei dire? C'è qualcosa di cui vorrei parlare? Ho mangiato malissimo per più di un mese, sono ingrassata di 5 kg di quelli che avevo perso, però adesso già ne ho persi un paio. Ho comprato un frigo bello grande, ho comprato la lavatrice, devo comprare tante altre cose per la casa e quindi adesso ho un frigo che scoppia di verdure e sto provando a mangiare decentemente di nuovo e mi sento molto meglio perché ho mangiato proprio malissimo in questo periodo. E quindi, cioè, a parte i chili in più o in meno, mi sento molto meglio quando mangio bene. Penso tutti noi ci sentiamo bene quando non abbiamo uno stato tossico. Già di prima mattina, appena sveglie. E quindi, niente. Altri aggiornamenti? Non credo di averne. Non credo di averne. Per adesso al lavoro non ci posso tornare, ho dovuto dare le mie dimissioni al mio lavoro di Londra. Non ci posso tornare perché già vi spiegai ai tempi di quanto cari siano gli asili qua e quindi per adesso non posso mandare Coco all'asilo, devo regolarmi, non lo so, tra qualche mese. Ma gli aiuti finanziari che mi davano a Londra qua sono molto più bassi, quindi praticamente ho affittato questa casa che costa pochissimo. Soprattutto rispetto agli standard londinesi, cioè questa casa costa praticamente tanto quanto una sola stanza in casa condivisa a Londra e costano anche di più, dipende dalla zona dove sei. Nonostante ciò, gli aiuti statali che mi danno per questa casa sono inferiori al prezzo d'affitto, che invece lì mi coprivano totalmente. Comunque io ho dei soldi da parte, quindi ogni mese metterò questa differenza tra i soldi che mi dà lo Stato e i soldi che io ho messi da parte. E quindi riuscirò comunque a pagare, pazienza per i miei risparmi, non sono felice di spenderli, ma d'altronde, cioè non solo riesco a campare senza lavorare, pazienza, spenderò qualcosa dei miei risparmi. Conto forse, se mi troverò bene in questa città, di comprare casa in un paio d'anni, ovviamente con l'aiuto dei miei. Bene, in questa città non lo so che cosa ne sarà di me e di Coco, perché a Londra non possiamo tornarci, quindi forse devo trovarmi bene qui. Spero
E per fortuna qua ci sono comunque i miei amici, Sorbi, Ener, il fratello di Ener e la sua zita. Dovrei dire i nomi, mi secco, tanto loro non lo guardano il mio video. Però sono felice di averli, anche se ovviamente questo fa regredire ancora di più il mio inglese, però sono felice di averli vicini, proprio vicini anche di casa, e quindi non lo so, poterli vedere, non stare da sola. Gabriele e Sorbi hanno un figlio che può giocare con Coco, eccetera, eccetera. E quindi, ragazzi, sono passati quasi 16 minuti. Non so se c'era qualcos'altro che volevo dire, forse volevo solo sfogarmi un pochino, veramente. E quindi penso che vi sto salutando. Avevo qualche altra cosa da dire? Non credo. Quindi penso che vi sto salutando. Per un house tour, non lo so quando lo farò perché ho dei mobili a casaccio al momento ed in più Coco ha iniziato ad arrampicarsi e quindi adesso lei sta in piedi e cammina, si muove da un mobile all'altro. Quindi ovviamente, come immaginerete, le librerie devono essere vuote, eccetera, eccetera. Per cui non so se abbia senso farvi un home tour dove non ho cambiato i mobili, per esempio adesso al posto di tenere la televisione in un mobiletto da televisione ce l'ho nella mia scrivania, nel salone, cioè una scrivania nel salone. Quindi, e non so se la cambierò perché questa è alta, mentre invece un mobiletto della televisione Coco potrebbe arrampicarsi e toccare la TV. Quindi, cioè forse ve lo farò vedere la casa, ma non sarà arredata decentemente. In più io non sono, cioè nella mia mente ho tante idee, ma nella pratica non sono una persona che sa arredare, quindi la mia casa sarà tutta come la mia stanza praticamente. Sì, amore mio. Va bene, ragazzi, allora vi saluto. Dite ciao ciao a Coco. E ci vediamo presto. Bye.